Bella ragazzi. Bella ragazzi, questa volta vi faremo vedere una cosa interessante che fa parte della metallurgia dell'acciaio. Qua abbiamo un pezzo di ferro, chiamiamolo ferro rozzamente, ma in realtà è acciaio, con un tenore di carbonio inferiore allo 0,2%. E quello che è il classico ferro da costruzioni di carpenteria, profilati, ferri a L, barre piatte e quant'altro. Questo è un tondino di acciaio armonico, un acciaio che ha, adesso questo qua dovrebbe essere sullo 0,65 di carbonio. Con questo può prendere la tempra, mentre questo no. Con questo abbiamo fatto un utensile da tornio, temprato e rinvenuto, si vedono i colori. E qua dietro non è temprato, come non è temprato questo, tanto questo non prende se non una lievissima tempra, inutile. Vi facciamo vedere la differenza che corre con la mola tra i due acciai, si possono distinguere gli acciai, ma un giorno vi faremo vedere nel dettaglio un video dove spiegheremo i vari tipi d'acciaio e la forma delle scintille che si vedono con la mola, il tenore di carbonio in funzione della quantità di spaccature che hanno queste scintille. Allora, più l'acciaio è dolce, meno carbonio contiene, più la scintilla è un filo lungo, raramente si spezza come un fuoco d'artificio. Quando contiene un po' di carbonio è già un filo con a un certo punto un'esplosione in altri fili, tipo fuoco d'artificio. Gli acciai che contengono tanto carbonio hanno tantissime esplosioni, fanno un getto più corto, a volte meno luminoso e pieno di esplosioni che a loro volta questi raggi uscenti dalle esplosioni a loro volta possono anche esplodere una seconda volta. Adesso vi facciamo vedere. Andiamo su. Qua notiamo che in fondo ai getti c'è un'esplosione e alcuni getti piegano anche, invece che esplodere fanno una curvetta. Questo è l'acciaio dolce, detto volgarmente ferro. Questo invece è un acciaio con un certo tenore di carbonio. Guardate quanto, come si spaccano in tantissime stelline subito già vicino alla mola. E questo dimostra che è acciaio. Quando prende la tempra è ancora più evidente questa esplosione in tante scintilline. Adesso quello che vogliamo farvi vedere è come trasformare la superficie di questo pezzo di ferro, volgarmente ferraccio, la trasformeremo creandogli, senza aggiungerlo ma facendo penetrare il carbonio, uno strato di acciaio al carbonio che potrebbe essere temperato e diventare durissimo. Quindi avremo un oggetto con un'anima tenera ma con una superficie durissima. Questo si impiega in tantissimi casi nella meccanica, tutti gli ingranaggi del cambio di un'auto, di una moto sono in un acciaio più dolce con la superficie indurita in un modo simile, a volte anche nitrurata, che è un altro procedimento. E se vi piacciono i nostri video iscrivetevi e mettete like, mi piace. La manina in su. Allora, come si fa a far penetrare il carbonio qua dentro? Ci vuole il carbone, ci vuole il carbonio, eccolo qua. Ma il trattamento sarebbe questo: riuscire a far aderire il più possibile vicino al pezzo del carbonio, poi contornare tutto di carbonio, anche in grana grossa, in polvere grossolana, in modo che tutta l'atmosfera non sia al contatto con l'ossigeno dell'aria, ma con il monossido di carbonio che sviluppa il carbonio con una lieve penetrazione di aria, o comunque col carbonio stesso, ancora meglio. Se entra aria attraverso il carbone, questa si distrugge perché saremo in un ambiente caldissimo, intorno ai 900 gradi. Quest'aria, l'ossigeno dell'aria, si distrugge combinandosi con il carbone, non riesce ad andare giù e forma monossido di carbonio. Allora, abbiamo queste cose, abbiamo questo carbone. La prima fase è macinare il carbone, poi metterlo in un crogiolo come questo è molto usato, mettere una parte, mettere giù il nostro pezzo e coprire di carbone.
per migliorare l'effetto, non so se avete visto questo video dove abbiamo preparato questi colori all'antica, a olio tipo medievale. Questo è fatto con il carbonio, questo col mattone pesto. L'avevamo prodotti macinando finissimamente una polvere macinata a mano di carbone con questa macina. E c'è anche il video dove facciamo vedere l'azione questa macina che va messa sotto il trapano colonna. Ok, procediamo. Allora, io direi che mettiamo all'ultimo, prepariamo questo con questa colorazione sul nostro pezzo per aderire del carbone finissimo. Ma adesso prepariamo la macinazione del carbone grossolano che colmerà gli spazi intorno al pezzo di ferro. Ci vediamo quando abbiamo ottenuto una grana abbastanza fine. Allora, il fenomeno, aggiungo, che porterà all'entrata del carbonio si chiama diffusione. Il carbonio si diffonde attraverso i cristalli del ferro e più durerà e più sarà spesso lo strato di acciaio che si formerà, acciaio al carbonio intorno. Se poi se lo strato diventerà troppo spesso quando si fa la tempera, potrebbe anche staccarsi, crepacarsi, quindi non conviene fare strati troppo spessi di carbonio. Adesso passiamo a questa cosa. Setacciamo il nostro carbone macinato per separare la polvere più fine che metteremo più vicina al pezzo. L'idea di dare questo colore sul pezzo è un ulteriore perfezionamento, basterebbe usare la polvere più fine di questo carbone vicino al pezzo e già funziona. Magari appunto applicata con qualche collante non puzzolente perché poi si brucia. Ok, il grosso è andato giù. Allora, la polvere più fine la metteremo vicino al pezzo, la polvere più grossolana la useremo come tappo, la butteremo sopra, un po' sotto magari come base e come tappo. Quindi prepariamo il nostro crogiolo, prendiamo un po' di carbone grossolano, cominciamo a metterlo sotto. Poi mettiamo uno strato di carbone fine. Ok, prendiamo il nostro pezzo e a questo punto ci vorrebbe un pezzo di tipo carta igienica di Scottex, che facciamo una cosa. Ci aiutiamo ad avvolgere questo qua. Per tenere la vernice che mettiamo. Prendiamo il nostro colore a olio. Ok, mi stava uscendo. C'è una lamina da qualche parte che ho usato prima, che non la vedo più. Eccola qua. Ecco, prendiamo questa parte più densa. Ne stendiamo un po' qua e poi spalmiamo i lati. Prendiamone ancora un pochino. Copriamo, diamolo anche un po' qua dalle parti. Ok, una fasciata. Inseriamo il nostro oggetto di ferro, lo centriamo più o meno, piantiamolo nel carbone sottostante. Ok, e copriamo con questa polvere fine.
Perfetto. Qua, ecco, lo raddrizzo un po', infilandomi in mezzo alla polvere del carbone, ce l'assesto bene intorno, la schiaccio un po', copriamo, togliamo, diciamo, il più grosso e copriamo con altro carbone. Questo è carbone di legna, quello da barbecue per intenderci, niente di particolare. Assestiamo, possiamo completare con un po' di questa granella di carbone qua sopra e direi che ci siamo. Ne tolgo un po' perché poi sarà difficile prenderlo, tanto il pezzo è giù basso qua. Ok, a questo punto dobbiamo passare a infornare il nostro preparato. Ecco, siamo dal forno. Inseriamo il nostro crogioletto, chiudiamo, accendiamo e portiamo a 900 gradi. 800, 1200, quindi qua è 1000 e qua è 900. Ok, allora, più tempo sta dentro il forno e più lo strato di acciaio arricchito di carbonio penetra. Sulla superficie possiamo ottenere un'aggiunta di fino a 0,8% di carbonio. Quindi se è un acciaio allo 0,2 può arrivare anche giusto verso l'1% per un acciaio da utensili durissimi, che può diventare durissimo con la tempra, tipo quello da lime di buona qualità. E deve starci, allora noi lo faremo stare qua a 900 gradi per circa, possiamo fare un'oretta, ma lo lasciamo 2 orette, vediamo un po' cosa succede. 2 ore a 900 gradi, immerso nella polvere di carbone, chiuso qua dentro. Il forno sta adesso salendo di temperatura, quindi ci vediamo tra un po' di tempo. Ecco, è stato 2 ore. Spegniamo il forno, diamo un'occhiata, ecco lì dentro, bello caldo. E adesso lasciamo raffreddare lentamente. Ecco, passato un po' di tempo, se non è più rovente, ora estraiamo il crogiolo. Questo qua è un crogiolo usuratissimo, che non ha più il bordo superiore che serve per essere estratto con questa apposita pinza. Ce lo tiriamo un po' fuori così, lo uso giusto per queste applicazioni qua. Ora forse riusciamo a prenderlo qua. Ok. Adesso vediamo un po' il nostro pezzo se c'è ancora o se è scomparso. Eccolo qua. Guardate, è stato interessante questa cosa. È stato a 900 gradi per 2 ore. La carta con cui l'abbiamo avvolto è ancora integra ma completamente carbonizzata, però non ha perso la sua forma, vuol dire che non è entrata aria a contatto con il pezzo, è stato protetto e l'atmosfera di carbonio. Ecco, qua abbiamo il nostro pezzo. Ora vediamo un attimo con la moletta del Dremel che scintille fa. Sulla superficie sono già scintille più fitte, però adesso lo vedremo con la tempra come diventeranno fitte. Perché questo è un pezzo totalmente ricotto, l'acciaio al carbonio è totalmente ricotto in superficie. Nel frattempo accendiamo la nostra forgetta. Faremo una tempra, così vedremo effettivamente. L'acciaio al carbonio, quando è temprato e si lima, la lima
invece che prendere come sta facendo adesso, scivolerebbe sopra. Ora vediamo cosa succede. Questo dimostrerà che si tratta di un acciaio arricchito di carbonio in superficie, se la lima scivolerà. Ecco, con la nostra forgetta che abbiamo già presentato in un precedente video, abbiamo arroventato a sufficienza il nostro pezzo da temprare. È comodissima, non si riuscirà mai con una fiamma del genere come questa a arroventare a quel livello lì un pezzo di ferro di quelle dimensioni. Andiamo a togliere il nostro. Ecco, questi aloni grigiastri, non so se li vedete, sono segno della buona tempra venuta. Perciò asciughiamo il nostro pezzo. Vediamo. Non so se si sente il rumore. La lima ci scivola, pulisce l'ossido, possiamo pulire l'ossido, ma non intacca il metallo. Vedete che rumore. Se riesco a penetrare in profondità qua su un angolino, dentro troveremo invece tenero. Vediamo se riesco a scalfire. Un po' dura scalfire la superficie. Ecco qua forse. È penetrato parecchio il carbonio, perché ecco, adesso sta. Ecco, ora sta prendendo. Ho portato via sullo spigolo la parte cementata. E adesso la lima prende, ma sulla superficie scivola e basta. Se vi è piaciuto questo video, mettete like, e se volete iscrivetevi al canale, mettete la campanella, il simbolo che poi vi darà le notifiche quando uscirà un nuovo video dei nostri. Se vi interessano vari campi della tecnica, che vanno dall'artigianato, fai da te, fino addirittura all'elettronica e altre cose, la chimica. Ci sono le playlist, in alto vedete video, playlist e altre cose. Cliccate su playlist, abbiamo diviso per argomenti tutti i nostri video. A questo punto vi salutiamo. Bella Bella ragazzi! ragazza!